Allora, chi riavvicinatevi verso la Main Hall, sta per riniziare il programma scientifico di Main Hall pomeriggio. Vi ricordo stasera per l'ennesima volta, non uscite dalla fortezza da basso, che ci saranno gli Hospitality Social Award e poi se magna, ribadisco. Si vede che mi manca quella complicità, quel gioco, quella sensazione che c'è quando uno va in vacanza. Sì, ma vedi, la concettualizzazione del tempo soffre di un errore semantico preistorico. Noi, non conoscendo Albert Einstein, abbiamo dato un nome allo spazio e uno al tempo, mentre invece sarebbe stato molto più opportuno trovare una parola unica. Indubbiamente, ma in certi casi farebbe bene farle le vacanze, in certi casi, Ma questo ci limita, capisci? Continuiamo a concepire il tempo disgiunto dallo spazio. E internet acuisce questa sensazione. E internet è uno spazio virtuale, non reale. E questo non fa altro che confonderci di più. Anzi, ci fa credere addirittura di poter dare valore infinito alla variabile temporale. Ma la vacanza è un non luogo temporale. Però, dico io, in certi casi sarebbe bene farla. In certi casi, Sì, vedi, ma non ce la facciamo più ad andare in agenzia, a farsi consigliare da chi ha visto quel luogo in quel determinato spazio temporale. Vedi, dico spazio? Ora che facciamo? Prenotiamo su internet, anzi dall'iPhone, ci fa risparmiare del tempo. Ma dov'è finita l'intermediazione di chi quello spazio l'ha visto davvero? Ci facciamo guidare da un algoritmo. Un algoritmo, per il nostro tempo libero, un algoritmo. Prendiamo un po' d'aria? Meglio, sì. Un algoritmo. Senti, ma perché non la porti un weekend a Londra? Pure non lo so, Dublino, guarda, in questo periodo costa pochissimo. Un algoritmo che mi dice che ho 5 possibilità, tra 12,90 e 122 euro. E chi me lo dice che quello da 12 non è meglio? E che magari tra i suoi benefit ha pure una signora che racconta le fiabe ai bambini prima di andare a dormire? Non lo so, non lo posso sapere. Il nostro tempo ha un valore, non può essere un algoritmo a deciderlo. Ma tu non hai sempre comprato tutto su internet? Lo so. Ma è l'unico modo che ho per superare la mia deformazione professionale. Se vado in un'agenzia inizio a pensare, ma li sta facendo bene i calcoli questo? Lo sa che deve aggiungere questa tassa piuttosto che quest'altra? E se chiamo direttamente l'albergo? Inizio a domandarmi se hanno chiamato il tecnico per cambiare i filtri del condizionamento, se hanno organizzato bene i turni della settimana. E che allora tutte quelle stelle non se le meritano, eccetera. Allora è chiaro che prenoto su internet. No, guarda, questa storia dell'algoritmo proprio non mi va giù. E che anche quest'anno altri 4-5 tour operator nazionali hanno chiuso, mentre l'online con le sue aziende le Cayman è cresciuto del 22%. Capisci? Capisco. Però devi stare parecchio più calmino, è chiaro? E soprattutto sbrigarti a portare tua moglie in vacanza, perché se la sta facendo con mio marito. Aspetta. Benissimo, quindi per il prossimo panel chiamo sul palco Fabio Lazzarini. No powder flash blinded the eye, no deathly thunder sounded. Just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown. They brought death to my hometown. Thank you.
ci accomuna la fede nel boss, l'avete capito. La grande fede. Tutto tu. Grazie Giancarlo. Beh, una presentazione così bella sinceramente non l'ho mai avuta, e la musica serve un pochettino a ridare energia dopo il pranzo, che è sempre un momento abbastanza difficile perché la digestione prende sopravvento. Prima di iniziare, che questa parte di Bruce Springsteen, caro Giancarlo, non sarà l'unica, perché anch'io ho qualche pezzettino sparso nella mia presentazione, volevo invitare sul palco a raggiungermi e a tediarli per mezz'oretta con la mia presentazione gli altri panelist che con me parleranno. Il primo che invito a salire è Yaya Fecciati di Bukassis. Please, Yaya, join us. I don't know where you are. There. Marco Corradino, bravo Fly, vola gratis, rumbo, chi più ne ha più ne metta. Grazie Marco. Io sarò lì, scusa, sorry, I'm sitting there and you have to... Oh, sorry. Because the microphone has been set. Thank you very much. Roberto Frua di Kayak, bilingual, you can join in English or in Italian, wherever you want to sit, but there. Thank you very much, Roberto. E per ultimo, non per importanza, Walter Lofaro Expedia, benvenuto. Grazie mille. Bene, senza frapporre tempo in mezzo, come direbbero i latini, comincerei con la mia presentazione. L'idea di questa oretta e mezzo l'abbiamo organizzata in questo modo. Io faccio due chiacchiere, che poi conoscendomi tendono a diventare 4, 5, 6, parlando un po' di cosa sta succedendo nel mercato, disintermediazione, l'online, Olta, motori di ricerca, eccetera, eccetera, lanciando lì qualche sassolino che poi andremo a raccogliere con gli amici che sono sul palco. Il titolo della presentazione, non so se l'ho acceso, sì, il titolo della presentazione è Odio le tariffe alte, tutti odiano pagare tanto, e partendo subito con Bruce, la disintermediazione è promised land, ovvero sia la terra promessa del mercato del turismo, o per sconfinare in altri campi della musica è invece l'autostrada verso l'inferno, no? Dipende molto da che parte lo si guarda. Probabilmente i fornitori di tecnologie la vedono bene sempre, perché per disintermediare, per andare online c'è bisogno di tecnologie. Gli attori della filiera potrebbero posizionarsi su queste due opinioni. Nel corso di questa mezz'oretta toccheremo vari punti e poi ognuno di voi vedere cosa pensa di questa diatriba, se è la strada verso il paradiso, la terra promessa, o verso l'inferno. Volevo fare giusto un piccolo excursus storico con quello che ho chiamato la storia semiseria della distribuzione. Non vuole essere un'enciclopedia, non vuole essere una lezione, ma è giusto raccontare un pochettino cosa vuol dire disintermediazione, perché c'è un pochettino troppo nel mondo del turismo la sensazione che sia l'unico settore al mondo che è impattato dalla disintermediazione. No, la disintermediazione esiste da quando esiste l'economia di mercato, e un pochettino anche prima. Io spesso racconto, mi voglio immaginare il primo uomo dell'età della pietra che, prendendo un pezzo di selce e un bastone, creò la prima ascia o la prima arma e si mise a commercializzarla. A me piace immaginare che ci fosse una radura da qualche parte in cui andava a vendere. Poteva spuntare un certo prezzo, che ne so, due pelli di montone o quello che volete immaginarvi. Quando è arrivato il primo concorrente che ha fatto le sue stesse cose, magari un pelo meglio, ha dovuto per forza chiedere una pelle di montone, non più due, no? La concorrenza crea sicuramente pressioni sui margini, pressioni sui prezzi prima, pressioni sui margini dopo, e la voglia, il desiderio di provare a bypassare il canale che sta in mezzo tra il fornitore e il cliente finale. C'è una piccola storia di cui vi volevo portare una piccola testimonianza, veramente in un paio di minuti, che è successa qualche anno fa, no? Qua l'ho chiamato la disintermediazione ai tempi dei tarallucci. La Barilla, una ventina d'anni fa circa, decise di non commercializzare soltanto la pasta, per chi ha un'età giusta se lo ricorda, ma uscì con la linea dei biscotti del Mulino Bianco. Ovviamente il brand era forte, molto forte sulla pasta, sconosciuto nel mondo dei biscotti. Quello che fece, andò dai grossi distributori, tipicamente le catene di supermercati, dicendo: per favore vendici anche i biscotti. Il per favore era un pochettino più arrogante di questo, era:
visto che vendi la mia pasta, devi per forza vendere anche i miei biscotti. Incapparono nel famoso Bernardo Caprotti, presidente padrone di Esselunga, che ha dimostrato, tornando in sella all'azienda a 83 anni e licenziando il figlio, di avere un certo carattere. Ho altre priorità per quanto riguarda i biscotti, ho altre marche, ho margini migliori con altre marche, i vostri biscotti non li distribuisco. Barilla disse, forte della grande presenza sulla pasta, disse ok, fa niente, ti portiamo via anche la pasta. Secondo voi come finì? Finì che pochi mesi dopo, fa un po' di rumore l'abito forse, grazie mille. No, se mai me lo leggo se serve di più. No. Finì che pochi mesi dopo Barilla dovette tornare a dire chiediamo scusa, riprendetevi almeno la pasta. Cosa funzionò lì? Il brand forte in quella relazione commerciale di chi va a fare la spesa era quello del distributore e non quello del produttore. Fosse stato l'unico produttore di pasta allora se ne poteva parlare, ma dato che in Italia un pochettino di pasta la sanno fare anche altri, il risultato fu che la preferenza del consumatore era nei confronti del retail e non del produttore della pasta. Parlo di questo perché dopo lo faccio tornare nel resto della mia presentazione. Il settore del turismo ha questi tre parametri fondamentali che vedete qui, che in teoria ne rendono estremamente semplice la disintermediazione. Prima di tutto è un servizio, è basato esclusivamente su logiche di servizio. Sì, sono palazzi più antichi o moderni, sono tonnellate di acciaio di un aereo, sono una serie di cose, però quello che si compra è il diritto a sedersi in un aereo o è il diritto a dormire in un letto, quindi si vende un servizio. Essendo un servizio immateriale può essere commercializzato facilmente, non è deperibile perché non scade, non ha la scadenza, e internet in questo ha giocato un ruolo fondamentale, può essere un veicolo commerciale potente, come è successo ad altri settori. C'è qualcuno di voi che negli ultimi 5 anni è entrato in un'agenzia di assicurazioni per assicurare la macchina o la moto? Ne dubito. C'è qualcuno che è entrato in un negozio di dischi, purtroppo dico perché i negozi di dischi sono più belli delle agenzie di assicurazioni, anch'io lo faccio ancora, prima di tutto lo faccio per comprare i dischi di Bruce Springsteen perché di quelli voglio il disco. Per il resto scarico molto legalmente la musica in maniera digitale ed è molto più comodo. Questo in teoria favorirebbe la disintermediazione. Altra cosa che favorisce la disintermediazione sono i cambiamenti sociali e tecnologici che si intorcigliano, scusate il termine poco aulico, tra di loro e rendono facile la commercializzazione su internet. La tecnologia ha portato i computer nelle mani di ognuno di noi, quando prima stavano in stanze grosse e raffreddate in maniera potente. Questo ha provocato dei cambiamenti sociali. C'è una statistica recentissima che dice che il 30% delle persone non spegne il telefono sul comodino neanche quando va a dormire. No? È l'ultima cosa che si fa prima di addormentarsi ed è la prima che si fa la mattina. La mattina si accende oppure era già acceso e si comprano le offerte dei motori di offerte perché si pensa di perdere l'occasione. Questo ha provocato cambiamenti, i visitatori, non sono più turisti, ma vivono il luogo anche durante l'orario di lavoro. Io posso visitare Firenze e nel frattempo mandare un'email di lavoro. Queste cose le vivete tutti e se ne parla molto meglio di me in altre sessioni, non le approfondisco. Questo ha portato sia i cosiddetti immigrati digitali, no? Queste vecchine con un computer portatile un pochettino datato come loro, a dire la verità, perché è alto 20 centimetri, che i nativi digitali. Io faccio spesso l'esempio dei miei figli, mio figlio più piccolo ha 6 anni e mezzo ed è da 2 anni, molto prima di saper leggere e scrivere, che conosce la mia password di iTunes, perché con l'iPad si scarica i giochi e mette la password, e la metteva anche 2 anni fa, che non sapeva leggere, però aveva imparato quali erano i tasti che doveva schiacciare e aveva imparato che poteva farlo solo se c'era scritto la magica parola gratis. Se c'era scritto qualcosa diverso da gratis doveva chiedere alla mamma o al papà il permesso di scaricarselo. Quando mio figlio comprerà qualcosa di turistico, dubito che andrà in posti fisici. Per cui, per tornare a noi, la disintermediazione cosa vuol dire? Adesso ai tempi del web il potere di chi è? Perché questo è un tema fondamentale. Chi detiene il potere nella testa del cliente, del consumatore? È così che si disintermedia. Qui ho preso da Google una pagina di un albergo, si chiama Pensione Miramare, non vi dico dove, l'ho camuffato per evitare cause o cose di questo tipo, ma non è così che si disintermedia. Con una pagina di tariffe, col bottoncino da schiacciare per mandare un'email alla struttura e chiedere se c'è posto la settimana del weekend di Sant'Ambrogio.
il tutto, quello che sicuramente è successo è che è cambiato il centro di gravità, no? Per tanti anni questo settore è stato un settore che si muoveva in modo molto classico. Chi era a sinistra, ovvero sia chi aveva del contenuto da distribuire, alberghi, tour operator, compagniere, ferroviarie, crociere, chi più ne ha più ne metta, dava il proprio contenuto a quelli che stavano in mezzo, intermediari di varia natura, agenzie tradizionali, online travel agency, chi più ne ha più ne metta anche in questo caso, che si facevano carico di gestire la relazione col cliente finale, fossero essere aziende, tipicamente nel caso del business travel e degli eventi, siano essere i consumatori finali. Il centro di gravità non è più permanente, è cambiato e non sta più fermo in realtà, perché tutti questi attori che stanno qui stanno cercando ognuno di fare il lavoro dell'altro. Le compagnie cercano di portare persone sul proprio sito, studiano programmi per portare persone sul proprio sito, i consumatori cercano le tariffe dappertutto e sono tutti abbondantissimamente informati. Quelli che stanno in mezzo si stanno chiedendo cosa devono fare per continuare ad avere un ruolo. Non dimentichiamoci che qua stiamo parlando non di fenomeni di costume, ma fenomeni commerciali. Quindi le relazioni funzionano solo ed esclusivamente se c'è il valore dentro, perché si pagano. Per cui il consumatore è disposto a pagare quelli che stanno in mezzo se gli danno del valore aggiunto. Se non glielo danno, lo salteranno. Prova ne sia che il Milano-Roma, piuttosto che destinazioni di questo tipo, che sono delle pure commodity, vengono transate bypassando il canale distributivo. Alcuni numeri. Purtroppo, come aveva anticipato Giancarlo questa mattina, non abbiamo i numeri ultimissimi, per cui usiamo numeri un pelino datati, ma di qualche mese soltanto. Il 30% della travel industry è ormai online. Questo è lo spaccato che potete vedere, non vi leggo i numeri perché sono lì e non ha senso leggervi le slide, però sicuramente, come è stato detto anche questa mattina da Giancarlo e da Focusrite, sono numeri incoraggianti. L'Italia è partita un pelo più in ritardo, ma costantemente sta crescendo a doppia cifra nel mercato dell'online. E guardare il mercato dell'online non vuol dire soltanto quanti biglietti o quante prenotazioni sono state vendute, bisogna vedere anche quanta gente si è comunque informata online. Poi magari ha comprato offline, ma quasi l'80% di chi ha viaggiato è andato online per ricevere informazioni. Poi magari è andato nell'agenzia di viaggi tradizionale perché si sente rassicurato. C'è una cosa curiosa, non so se la sapete, io ho visto tanti studi che dimostrano che uno dei motivi principali per cui le persone vanno in un'agenzia di viaggi tradizionale a acquistare è la possibilità di lamentarsi dopo, no? Era bello il video che Giancarlo ha fatto vedere prima, parlare con qualcuno che quel posto l'ha visitato, che quello spazio l'ha visto, quello spazio l'ha percorso, ma addirittura tra le motivazioni principali per cui le persone vanno in agenzie di viaggio è una motivazione sociologica ancora più strana, quasi più psicologica, che è la possibilità, se qualcosa va male, di tornare indietro e prendere uno e riempirlo di parolacce, cosa che magari online non si riesce a fare. Si può bombardare di mail, anche molto cattive, qualcuno, ma il gusto di insultare qualcuno davanti agli occhi è sicuramente più interessante. Nel frattempo, anche grazie all'avvento di internet e a causa del fatto che questo centro di gravità continua costantemente a spostarsi, nascono nuove figure. Si parla di travel agent operator, ovvero sia grosse agenzie di viaggi che si sono messe a fare i tour operator. In Italia ci sono dei casi, grossi gruppi che oltre a vendere i pacchetti di tour operator hanno deciso di farsi i propri. Non parlo del dynamic packaging, che è la tipica cosa di cui si parla, ma parlo proprio di andare a mettere sotto contratto strutture, abbinarci un volo, abbinarci qualcos'altro e fare il pacchetto. Non più brandizzato dal tour operator, ma dal network o dall'agenzia stessa. Gli hotel ogni tanto vendono dell'incoming, le compagnie aeree e ferroviarie vendono dell'altro, alberghi, noleggio auto, chi più ne ha più ne metta. I portali generalisti hanno capito che l'e-commerce nel turismo è importante, per cui media shopping, per esempio, ha aperto e poi mi sembra di capire anche forse chiuso la parte travel. In ogni sito generalista un po' importante c'è un programma d'affiliazione, per cui c'è la finestrella powered di solito da alcuni dei signori che sono seduti qui. E poi sono nati i metasearch. Perché sono nati i metasearch? Perché il problema di internet, che non è tanto diverso dal mondo reale, è che c'è un problema di visibilità. L'esempio che voglio farvi qui è uno stadio completamente nerazzurro, che sono gli unici colori che io considero aver senso nel mondo del calcio.
In una giornata molto bella e particolare che io personalmente ho vissuto, ero uno di quegli 80.000 lì, è stata l'ultima volta che abbiamo vinto qualcosa, però era la Champions League e non è stato male. Allora, quello che dico io, se uno vuole essere visibile qua dentro, può essere la persona più bella del mondo, può essere la persona più intelligente del mondo, entra in un posto dove ci sono altre 80-90.000 persone, per quale motivo qualcuno dovrebbe notarlo? Stessa cosa in una cosa ancora più importante, San Siro 2012, che adesso si ripeterà, dopo c'è una slide anche su quello, 3 ore e 40 minuti, il secondo concerto più lungo di sempre, 33 brani, uno più bello dell'altro, come testimoniato da questa signora che dice che la settimana prima c'era il Papa, la settimana prossima arrivava la Madonna, ma oggi c'era Dio, no? Perché c'era Bruce Springsteen sul terreno di gioco. L'unica possibilità, ma neanche tanto quella, di essere visibili in una situazione come questa è entrare nudi. Questo è un esempio che io faccio spesso, ho scoperto che esiste veramente uno, questa è una foto vera, Italia-Danimarca da quello che ho capito, dove c'è quel tipo lì che è nudo allo stadio. Però come potete vedere, neanche quelli vicino a lui lo stanno guardando, per cui neanche entrare nudi vi fa vedere. O entrate nudi con i fuochi artificiali e dei palloni aerostatici con una freccia che vi indicano, altrimenti non vi vede nessuno. Ma non vi vede nel mondo reale, non vi vedono neanche nel mondo digitale, anzi, il mondo digitale è anche più affollato, è un'autostrada di gente che passa, e o fate qualcosa di molto particolare, o altrimenti il vostro brand non viene visto. In economia, questo tipo qua si chiama Lavoisier, ammetto la mia ignoranza, l'ho scoperto ieri sera alle 3:45 di notte, che stavo finendo la mia presentazione, perché BTO mi ha fatto tornare giovane. Io quando studiavo all'università studiavo sempre di notte perché i miei bioritmi mi rendono più lucido. Era tanto tempo che non stavo alzato così tanto a lavorare, l'ho fatto per un paio di sere di fila per la presentazione di oggi. In realtà poi speravo, Giancarlo, di farlo ancora alla Leopolda, perché la Leopolda mi sembra porti fortuna per le carriere, però quest'anno vi siete spostati qui perché sia politicamente che altro mi sembra che funzioni. Ero convinto l'avesse detto Eraclito, questa cosa qua che nulla si crea, nulla si distrugge, invece l'ha detto Lavoisier. In economia è la stessa cosa. Qui vi faccio un esempio, no? Che qualcuno di voi avrà visto in televisione, dura 10 secondi, di qualcuno che non ha azzeccato le tette. Il problema è questo, gli albergatori, soprattutto gli albergatori, hanno lo stesso problema di Babbo Natale, hanno i periodi di alta stagione, ma purtroppo anche quelli di bassa, e hanno spesso e volentieri costi di distribuzione molto alti. Ma vediamo perché hanno i costi di distribuzione alti. Volevo farvi un paragone tra, tornando un pochettino alla logica dell'S lunga con i tarallucci, tra la Coca-Cola e una bibita che ho scoperto essere vera, che ha avuto molto successo l'anno scorso a Roma, che si chiama Vaffancola, non offendetevi, era una bibita ufficiale. Allora, se tu sei il produttore della Vaffancola, al di là del fatto che probabilmente vivi di passaparola perché è una cosa divertente, ma prendiamola per un secondo come se fosse una cosa seria, e vuoi cercare di andare a fare concorrenza alla Coca-Cola, o spendi miliardi di euro di comunicazione e aspetti probabilmente una cinquantina d'anni, perché la Coca-Cola non vive solo di grossi investimenti, vive di grossi investimenti fatti per 100 anni e non soltanto da un anno soltanto, oppure devi riuscire ad arrivare sui punti vendita che normalmente neanche ti considererebbero in qualche altro modo. Quando io dico che nulla si crea e nulla si distrugge, perché scorciatoie a buon mercato o economiche nel mondo dell'economia non ne esistono. Qualcuno ha comunque investito soldi. Quelli a sinistra hanno investito soldi in brand, hanno investito soldi e storia in un brand. Quello di destra deve per forza usare il brand di qualcun altro. E per farlo, visto che non ha i fondi per imporsi con quel brand, deve per forza pagare qualcosa. E nel nostro mondo quello che paga sono le commissioni. Per cui l'albergo Miramare, la pensione Miramare che vi ho fatto vedere prima, che con le sue forze, in maniera corretta, si è fatta al suo sito internet, ha messo le foto del suo albergo, ha messo le iniziative turistiche che il suo paese fa, eccetera, 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 per attirare clienti, è come l'omino nudo che c'era seduto in uno stadio di 80.000 persone, non lo vede nemmeno quello che ci sta di fianco. Per poter essere visto dovrebbe investire fin troppo. Allora usa, pagandolo in termini di commissioni, la visibilità che signori come quelli che ci sono seduti qui hanno raggiunto sul mercato.
però quelli che hanno raggiunto quella visibilità non l'hanno avuta gratis nemmeno loro, perché hanno dovuto fare investimenti sia nei SEO SEM, nella pubblicità televisiva, nell'offline, nei meta search e chi più ne ha più ne metta. Il problema si riconduce, come nel mondo vero, nel mondo reale, a qual è il marchio o il passo, il passaggio della catena del valore che sta nella testa e conquista il mindshare del consumatore. Ipotizziamo l'albergo Miramonti, giusto per cambiare e fare il paio con quello di prima che era la pensione Miramare. Nella testa della, del cliente c'è l'albergo Miramonti o ci sono, qui ho messo i vostri due loghi per rispetto, siete solo voi due qua sul palco ma ce ne sono altri, o nella testa del consumatore ha più valore l'agenzia online da cui l'ha acquistato, o addirittura più valore il meta search che l'ha condotto sull'agenzia online su cui ha acquistato l'albergo, o forse addirittura quello che gli ha detto che quell'albergo lì è veramente bello, che in questo momento non è nessuno di quelli che abbiamo detto prima, ma è un altro signore. Per cui queste relazioni tra Olta, fornitori di contenuti e così via, hanno come tutte le relazioni, no, anche quelle personali, chi è sposato lo sa benissimo, chi non lo è lo può immaginare, degli alti e dei bassi, ci sono delle cose che vanno e delle cose che non vanno. Per esempio le cose che non piacciono assolutamente ai fornitori di contenuti delle Olta sono il fatto che chiedono troppe commissioni, no? La lamentela classica, questi sono, è una crowd di nomi e di espressioni che sono uscite dall'intervista a non so più quanti migliaia di operatori del turismo. Quando pensi a una Olta, che cosa ti dà più fastidio? Vedete subito quali sono le cose scritte in grande, high commission. E l'altra cosa importante, il customer control, ovvero sia chi sta occupando quel pezzettino di cervello azzurro che abbiamo visto prima. Lo sto occupando io con il mio albergo, che sono quello che lo apre, che lo tiene pulito, che lo rinnova, che cucina bene, che ha i camerieri gentili, che pulisce le stanze 20 volte al giorno, o è quello che gliel'ha venduto e a cui io peraltro ho dato anche un sacco di commissioni. E che cosa non piace invece alle Olta, perché non è che la relazione funziona solo dall'altra parte, alle Olta non piace il fatto che venga dato poco contenuto, il fatto che si cerchi di andare direttamente in tutti i modi possibili e immaginabili, ovviamente perché se si va direttamente si salta la colonna in mezzo, e manca molto il contenuto. Qui per continuare con Bruce e rimediare al fatto di aver fatto sentire anche gli ACDC e Battiato soprattutto, canzone di Bruce che dice ci sono 57 canali ma non c'è niente dentro, no? Qua parlava della televisione, come potete immaginare dalla copertina del disco. Non sto dicendo che i signori che sono qui, peraltro io sono in una posizione non confortevole perché sono pure miei clienti, per cui posso parlare in maniera onesta ma non dire tutto quello che penso, scherzo. Quello che si trova sull'online molto spesso è un contenuto che è abbastanza simile l'uno all'altro, si trova tutto online, non assolutamente, e in questo il nostro paese è come quegli studenti, non so chi di voi è genitore o chi di voi è stato figlio, tutti noi lo siamo stati, e quando si va a parlare dal professore dice ah, il ragazzo è intelligentissimo però non si applica, no? L'avrete sentito un tot di volte riferito a voi o ai vostri figli o a un cugino, qualcuno in famiglia c'è stato di sicuro. Il nostro paese turisticamente è così, il nostro paese turisticamente è intelligentissimo, la fortuna, il padre eterno, la storia, gli antenati ci hanno lasciato un paese meraviglioso, per come ci comportiamo, lo ricordava anche Giancarlo questa mattina, in realtà abbiamo bisogno di mettere questo cappellino e molto umilmente, come faceva Fantozzi nel film La corazzata Potionkin, si sedeva sui ceci ad espiare le sue colpe, perché non stiamo promuovendo il nostro territorio veramente. Vorrei rassicurarvi, non è ancora l'ultima, siate preparati, ce n'è ancora qualcuno, forse un paio. Da noi ci sono tanti secret garden che sono difficili da promuovere, no? L'Italia, come dicevamo prima, è un paese che ogni volta, qua siamo in una città imbarazzante, c'è il rischio che ogni volta che giri la strada e ti sei perso finisci in una piazzetta in cui c'è qualcosa di clamorosamente storico, no? Se questa città fosse negli Stati Uniti sarebbe coperta da una enorme cupola di plexiglass e si pagherebbe per entrare a visitarla, no?
chiudo con la montagna, che è la mia passione, oltre a Rinter e a Bruce Springsteen. Questi sono i numeri ufficiali dell'Istat, delle strutture catalogate come ricettive in questo paese. Ci sono 34.000 alberghi, 21.000 bed and breakfast, più di 16.000 agriturismi, 190.000 che io ho definito chi più ne ha più ne metta, definite residenze turistiche, alloggi turistici, queste sono tutte strutture, come il mio amico Stefano di Bologna sta facendo, che non so se è qua in sala, sono strutture che avranno o hanno una connotazione turistica. Giusto per darvi un'idea, parlo di casa mia, Amadeus nel suo sistema di distribuzione di contenuti turistici alle agenzie di viaggio, gestendo quasi 1 miliardo di transazioni all'anno, per l'Italia abbiamo 7.500 alberghi. Expedia mi ha autorizzato a usarlo, ha 11.000 alberghi in Italia. Soltanto gli alberghi sono 34.000 e poi ci sono gli altri 200.000 che a vario titolo sono attori dell'ospitalità. Questi sono i vari giardini segreti che abbiamo. Alcuni sono le pensioni Mariuccia, alcuni sono orribili, ma altri sono posti splendidi che non riescono ad arrivare nel mondo della distribuzione perché non hanno la possibilità di arrivare ai canali che li distribuiscono. Difatti, se si va a vedere qual è il valore del turismo in Italia sull'online, tutti felici tutti gli anni quando il Politecnico pubblica i dati dell'e-commerce, perché il turismo vale circa la metà dell'e-commerce, ma se si va a vedere cosa c'è dentro, ci sono dentro dei viaggi, non del turismo, perché il 71% sono vendite di biglietti ferroviari ed aerei, che tutto hanno a che fare col turismo, ma anche molto poco. Il 23% sono alberghi e di turismo vero, pacchetti turistici con delle persone che vanno a visitare qualche posto, sono il 6%. Per cui quando si parla tanto di turismo online bisognerebbe ricordarsi che in realtà non stiamo parlando di turismo ma stiamo parlando di altro. Qui butto lì, giusto per chiudere, e sorprendo me stesso per essere stato quasi nei tempi, delle provocazioni poi da vedere, no? Allora, quel tema di cui abbiamo parlato sono alcuni, no? Abbiamo detto che la disintermediazione, abbiamo iniziato Promised Land o Highway to Hell, è Bruce Springsteen o gli AC/DC. La disintermediazione può essere la terra promessa per le strutture turistiche che vogliono riuscire a vendere guadagnando margini migliori, però in economia nulla si crea, nulla si distrugge, ergo bisogna comunque fare degli investimenti e non si può pretendere soltanto che con una bella pagina Facebook, un bel profilo su Twitter, ne parla uno che è sempre attaccato all'iPhone, infatti sento già la mancanza ma mi l'ho dovuto spegnere perché attenti interferisce, è sempre sui social network. Però un modo di guardare al mondo che non sia soltanto B2C. Quando si parla di social, quando si parla di turismo, si parla sempre di B2C. Se non si mette a posto il B2B prima, se non ci sono i camioncini che portano la Coca-Cola o anche la Vaffancola, c'è un camion in giro su Roma che la porta in giro, che la porta nei punti vendita, la Coca-Cola il consumatore non la comprerà mai. Per cui il canale per portare questo mondo, farlo emergere, portarlo sul B2C è per forza fare una piattaforma B2B che funzioni. Le altre cose, cooperazione con le destinazioni. Le destinazioni hanno una radicazione sul territorio impressionante, hanno relazioni con fornitori di contenuti importantissimi che sono quei 200.000 che non sono nei sistemi di distribuzione, potrebbero giocare un ruolo da aiutare. Parlare più di multicanalità, c'è un po' un approccio, spesso e volentieri anche e soprattutto forse negli addetti ai lavori, ad essere un pochettino fondamentalisti. Ah, l'offline è morto e defunto, esiste solo l'online. No, quello che funziona è la multicanalità. Il cliente non è un cliente online o offline. Fabio Lazzarini quando compra certe volte offline, sinceramente molto raramente, compra molto spesso online, compra attraverso i social, compra attraverso il mobile. Questi sono i 4 canali che ogni attore deve presidiare, ma presidiare seriamente. L'altro invito, non l'ho scritto qui, e pensare che il mondo purtroppo non è fatto come le persone che sono in questa stanza. Chi sta qui, chi segue BTO nelle sue varie forme ed accezioni, ha già sviluppato una sensibilità che però sul resto del mercato non c'è. Io di lavoro parlo quotidianamente con grossissimi gruppi, ma anche piccoli, perché a me piace parlare con tutti, del mondo dell'intermediazione turistica, le agenzie di viaggio. Non so quante agenzie di viaggio ci sono qua dentro. Penso, senza far alzare le mani a nessuno, molto pochi. Questi sono attori che ancora adesso hanno un ruolo fondamentale e non ce l'hanno solo con la vecchietta, ce l'hanno con tanti consumatori, ma lì il messaggio che il mondo sta cambiando è un pochettino non ancora arrivato. Per cui non pensiamo
che il mondo del turismo è quello che c'è qui. Quello che c'è qui ha già fatto un tot di passaggi culturali per capire che il mondo è cambiato e sta cercando di attrezzarsi bene. Ma poi c'è fuori un mondo che distribuisce 2, 3, 4 milioni di biglietti all'anno, che quando gli dici cosa state facendo nel social, non è un problema mio. Io faccio la biglietteria per le grosse aziende. Peccato che nel cervello che abbiamo visto prima, tu sei visto come quello che la fa la biglietteria, ergo vieni pagato come una commodity, ossia vieni pagato sempre di meno, perché il vero valore percepito dal cliente non sei tu che gli stacchi il biglietto, perché lo può fare anche da solo, il vero valore glielo dà qualcun altro e di conseguenza tu sei limitato sempre di più. Per chiudere, tre facezie, vi citavo prima questa roba dello smartphone che è sempre acceso, questa statistica dimostra che uno ogni tre possessori di smartphone è disposto, anzi lo fa, a lasciare stare attività più piacevoli quando va a letto e sta attaccato all'iPhone. Non diventiamo fanatici perché non va bene. Social network, qua c'è una vignetta di Dilbert, non so se la si riesce a vedere, ma tante spesse volte io incontro clienti che dicono no, noi abbiamo una strategia sui social network, abbiamo preso una persona. Poi scopri che in azienda non si può andare su internet, no? Per cui cosa fa dalla mattina alla sera la persona? Boh, non si sa. Hanno aperto la linea internet solo a quella persona, ma la presenza sui social network non si fa con una persona su 800, la si fa con tutta l'azienda. E ultimo, qualsiasi cosa brutta succeda quest'anno, è un anno difficile, nel turismo sicuramente, la bella notizia è che Bruce Springsteen l'anno prossimo ritorna. Per cui questa è la conclusione con cui vi lascio e con l'ultima canzone. Grazie mille. Mi sa che la regia era stufa di Bruce Springsteen perché hanno stroncato la canzone più bella della storia della musica in maniera brutale. No, sto scherzando. Detto questo, adesso abbiamo un tre quarti d'ora con gli amici qui seduti. Non abbiamo preparato, perché non è assolutamente il mio stile, le domande, perché io arrivo impreparato sempre a tutto e di conseguenza ho voluto provare a far così anche con gli ospiti di oggi. Primo, adesso magari faccio una domanda per cominciare la conversazione, ma l'abbiamo pensata proprio come conversazione, come se fossimo seduti a un bar davanti a un caffè. Ovviamente la facciamo più interattiva possibile, se c'è qualcuno che via Twitter, via manina alzata, nel modo più analogico possibile, ha qualche cosa da chiedere, ovviamente lo può fare. Io inizierei magari dalle due Olta qui presenti, a chiedere loro, decidete voi chi dei due vuol parlare per primo, come vedete muoversi il mondo della distribuzione, no? Voi siete una parte fondamentale, quando si parla di commercio online si parla quasi sempre di voi, le compagniere vi stanno cercando ovviamente un po' di sfuggire, no? L'hanno già fatto le low cost soprattutto. Il mondo alberghiero è un pochettino più incastrato a lavorare con voi, no? Vi faccio delle domande anche se siete dei clienti un pelino cattive. Tra l'altro qui forse l'Highway 12 degli ICDC ci sta, nel senso che ci sono ormai portali per gli alberghi soprattutto che sono diventati importanti. Quando uno vuole prenotare un albergo online va su certi portali. Per cui gli alberghi hanno bisogno e desiderano fortemente esserci, sono disposti a pagare grandi commissioni per esserci, autoalimentando il fenomeno, perché più alberghi ci sono più quel portale diventa importante, per cui diventerà sempre più importante, attirerà sempre più alberghi, per cui visto da questo punto di vista è un modello vincente, no? Voi come la vedete? Marco, partite voi, fate voi. Non funziona. Facciamo partire Marco che è più vicino. Funziona il microfono? Sì. È una domanda, quindi tu vuoi sapere la mia opinione sulla distribuzione come in questo vedi? Momento in Italia? Sì. Diciamo che per essere positivi è un po' meglio che della parte di produzione del prodotto, cioè nel senso che i tour operator non esistono più, è rimasto Alpitour più o meno, e che in una fase di transizione da quello che sembra vuole mettersi a fare gestione alberghiera, o comunque ha chiamato come CEO una persona che arriva dal mondo alberghiero, quindi dice molto, e quindi i tour operator sicuramente stanno malissimo, la distribuzione perlomeno resiste, abbiamo questo fenomeno italiano che c'è in tutto l'e-commerce ed è uno dei grandi, come dire, freni anche all'e-commerce italiano, che è la numerosità
diciamo, dei punti vendita. Noi in, l'Italia in generale, prendendo insieme tutte le attività commerciali nel nostro paese, il paese in Europa che ha il maggior numero di punti vendita di qualsiasi categoria, dai distributori di benzina, ai negozi di scarpe, ai negozi di abbigliamento, alle agenzie di viaggio. Questo vuol dire che è un freno all'e-commerce, perché? Perché in Germania una persona che vive a Mannenburg, per andarsi a comprare un vestito fa 20 km per andare in un centro commerciale, oppure lo compra online perché piove, da noi scendi e compri il vestito sotto casa. Questo fenomeno ce l'hai anche nella, nel settore distributivo, il problema è che però non è sostenibile e la crisi ha reso ancora più evidente, diciamo, questa attività. È sicuramente un mercato anche da punto di vista inefficiente. Quindi io penso che per la parte distributiva ci sia ancora la possibilità di comunque avere un ruolo, presidiare un mercato. C'è spazio anche per realtà nuove, insomma l'azienda che ho fondato io comunque è partita nel 2004, è una società che è nata in Italia, è nata senza soldi, è cresciuta fino a diventare un'agenzia molto importante in tutta Europa, e quindi penso che ci sia la possibilità di fare ancora qualcosa. Certo che il problema del turismo è lo stesso problema che ha il paese, no? E quindi il primo punto è che la domanda che uno si fa è che non ha senso fare l'imprenditore in Italia, cioè questa è la prima realtà, cioè se uno non è costretto perché dovrebbe farlo? Cioè perché uno dovrebbe pagare il 57% di tasse? Poi se uno deve fare un'attività economica, se uno lo fa razionalmente, dice ma mi conviene fare trading di BTP o creare un'attività economica che dà lavoro alla gente? E beh, la risposta che ci danno al nostro paese è che conviene fare trading di BTP, perché se io apro una società, vendo e compro titoli di Stato, pago il 27,5% di corporate tax, nel momento in cui assumo due persone comincio a pagare l'IRAP e arrivo al 55%. E questo dà anche un po' la misura, no? del nostro paese. Evidentemente siamo un paese dove non ci sono problemi di disoccupazione, perché se questa è la tendenza generale. L'altro punto è che non siamo guidati, il settore turistico non è guidato perché non è rappresentato, il settore ha perso circa 25.000 persone negli ultimi 4 anni complessivamente, quindi mi sembra 6 o 7 volte il Melfi della Fiat, però abbiamo Marchionne, no? Esatto. Abbiamo Marchionne in televisione, abbiamo Passera che va nel Sulcis per riconvertire, non so bene cosa estraggono, insomma è una cosa turistica, però del turismo non se ne occupa nessuno. Abbiamo un ministro del turismo che probabilmente non sa accendere, non un computer che sarebbe qualcosa, ma un iPhone, perché ha non lo so quanti anni, però troppi in generale. E quindi, come dire, le possibilità ci sono, però adesso con la crisi che c'è, oggettivamente io non vedo questa cosa diversa, no? Concludo dicendo che i temi della disintermediazione o questo tipo di dibattito, io negli ultimi, non so, 6 anni, ho cominciato, ma anche prima, quando ero in iDreams, insomma, li abbiamo sempre fatti in questi 10 anni. Però questa è una fotografia. Cioè, la disintermediazione, internet, non è un problema. Cioè, non siamo qua a dire, ma però internet disinventerà il ruolo dell'agenzia di viaggio. Sono fatti. Cioè, c'è la gente che compra online, c'è una penetrazione che crescerà. Quindi quello è un dato di fatto, va indirizzato al nostro paese lì, no? Forse uno dei nostri problemi non è tanto quanto dare da mangiare a 7.000 agenzie di viaggi, perché sono oggettivamente troppe, quanto forse come mai il nostro paese continua a perdere persone che lo visitano. E basta andare a qualche fiera internazionale, non qua, per vedere come vengono gestite l'immagine del nostro paese, no? Noi promuoviamo a Londra le regioni, certo, quando la gente probabilmente al mondo non sa neanche dov'è l'Italia, certo, no? Cioè, il pensare che un turista cinese venga a vederci per andare in Basilicata, che è probabilmente un posto bellissimo, però forse i cinesi sanno a malapena cos'è l'Italia. Quindi credo che i nostri problemi adesso non sono più quelli di internet, i ragazzi, la distribuzione, ma sono problemi del paese, e mi sembra che la situazione sia abbastanza seria come da altre parti, perché i soldi sono finiti. Come dici giustamente tu, la sanità, oggi sui giornali si parla della sanità è un problema, però il turismo in Italia
da lavoro a tantissima gente e non stiamo facendo niente, insomma. Sì, magari prima di passare la parola a Walter aggiungo anche un'altra cosa, che ogni tanto anche le associazioni imprenditoriali dovrebbero dare una mano. Proprio l'altro ieri leggevo un intervento del presidente di Federturismo, Confindustria, che chiedeva al governo aiuti per gli hotel, ma gli aiuti per gli hotel, per la ristrutturazione, secondo me bisogna aiutare gli hotel ad affrontare queste tematiche distributive. La distribuzione ha un ruolo fondamentale, ripeto, anche la Coca-Cola che ho citato prima non può farne a meno, la può governare diversamente dalla Vaffancola di sicuro, perché ha un potere contrattuale importante, ma non ne può fare a meno. A Walter chiedo più o meno gli stessi commenti e ti aggiungo, Walter, quello che ti stavo dicendo anche prima quando ci siamo incontrati, è proprio di ieri la notizia che Expedia Francia, quindi una consociata, consorella di Expedia Italia, ha deciso di chiudere completamente la vendita dei pacchetti turistici fatti da terzi, ovvero sia comprati dai tour operator, continuando ad investire nelle cose più importanti, quindi vendita di voli, alberghi, dynamic packaging, dove ormai il pacchetto lo fa il cliente, no? Anche Marco prima ha detto che i veri malati, forse più gravi, del mondo del turismo sono i tour operator, no? Io sono vicepresidente di Federviaggio, che ha come sottotitolo la Federazione del Viaggio Organizzato, e già da un po' di tempo che devo dire, che dico che dobbiamo cambiare il nome nel viaggio disorganizzato, perché ormai il viaggio organizzato non lo fa quasi più nessuno. Un tuo commento, Walter? Questa situazione di Expedia Francia è una situazione molto specifica, appunto, del sito Francia, e torniamo al discorso un po' del valore aggiunto. Per me sta tutto sul valore aggiunto. Intermediazione, disintermediazione sono parole stupende, ma non significano molto se poi, appunto, non si fanno i calcoli e si guarda sotto la lineetta se i calcoli vengono in positivo o in negativo. In realtà non credo che nessuno sia tanto matto da lavorare con un'intermediazione che un po' può essere l'OTA, ma per noi un'intermediazione è Google, diciamo. Ci sono delle linee, come spiegavi tu prima, quindi non credo che nessuno sia tanto folle da farlo per un virus o una malattia. Lo fai perché pensi che ci sia un valore aggiunto, quindi il valore aggiunto significa che il costo che stai pagando è perlomeno uguale all'introito che riesci a raggiungere, perché se no non lo faresti. Ecco, la disintermediazione è un concetto che sento, del quale sento parlare molto da almeno 3-4 anni, e non riesco ancora a capire esattamente come funziona. Se qualcuno mi lo spiega a noi come si fa la disintermediazione, noi stacchiamo Google domani mattina, ci farebbe piacere, ovviamente sono dei costi notevoli. Quindi è cambiata la distribuzione, tornando alla tua domanda di prima. Certo, è cambiata la distribuzione, continua a cambiare. I kayak della situazione ci hanno fatto hanno cambiato un po' le regole del gioco, diciamo, negli ultimi 18-24 mesi, non di più. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna stare sempre attenti. Bisogna stare sempre attenti e seguire non tanto quello che succede nelle nostre sfere, perché è relativamente poco importante, quello che succede alla società, cioè dove bisogna seguire la gente, bisogna seguire il cliente, bisogna capire dove è il cliente, quando e dove vuole che noi stiamo qui, stiamo lì. Quello è il concetto di distribuzione, raggiungere il cliente, il concetto principale. Se il cliente vuole che noi siamo su un computer o in un'agenzia di viaggi, noi dobbiamo essere sul computer in un'agenzia di viaggi. Noi abbiamo un segmento di Expedia che si occupa di agenzie di viaggi in Italia e lavoriamo con le agenzie di viaggi. Circa il 12% delle nostre prenotazioni avvengono con un call center, cioè gente che non va sul nostro sito, che ci chiama. Quindi non è tanto il discorso essere online, offline, mi sembra una situazione un pelino obsoleta, onestamente, no? Non esiste più l'offline e l'online, esiste il modo di raggiungere il cliente. Io, purtroppo, per fortuna, sono nel settore da quasi 20 anni e mi ricordo che quando ci fu lo switch dalle agenzie di viaggio ai call center si fece la stessa polemica: chiudiamo ormai le agenzie di viaggio perché i tour operator hanno i call center. Beh sì, ma insomma, se la persona, il cliente, preferisce chiamare invece di parcheggiare la macchina in doppia fila e prendere una multa, francamente non credo che noi dovremmo essere così presuntuosi da dire no, mi dispiace, deve venire qui e prendere la multa. Dobbiamo seguire il cliente, e ci sono dei costi per seguire il cliente, c'è poco da fare, cioè sono dei costi per noi, ci sono di conseguenza dei costi per i suppliers. Questo è il modo in cui lo vedo io, non so se c'è qualche altra accezione.
Assolutamente. Io adesso voglio chiedere un secondo a Roberto. Ma è così difficile, come dicevo io, usando uno scherzetto abbastanza banale, quello dell'omino nudo nello stadio, essere visibili su internet, se poi anche grossi brand vengono da voi per riuscire a, o da voi, o sappiamo anche gli altri senza citarli, per essere visibili? E soprattutto, partendo da questo, come ti vedi evolvere, no? Come vedi evolvere la vostra azienda? Non c'è il rischio magari che prima o poi, abbassandosi sempre di più i margini per le Olta, possano diventare loro stessi, confinarsi tra virgolette nel ruolo di meta search e smettere di fare transazioni perché magari non converrà più? Cioè, li vedi come un cliente adesso, possono diventare anche una minaccia oppure no? I think in this very fast evolving business we're in a digital world nowadays. I mean, to be realistic, anybody is gonna either look, search for a product online or information about a product online nowadays. Whether he then buys the product online or goes offline into a distribution channel, it'll always be there. And any distribution channel always will cost money, whether offline or online. And obviously, our mission is, as a technology company, to show the complete offer on the market. So we want to be transparent and offer relevant content when the user is searching for a flight or for a hotel, etc. Obviously, the OTAs will always be one of our partners because they have the offer in their own structure, in their own distribution channel, just as much as any direct airline or hotel chain, etc. It's always a challenge for smaller businesses to be present online, whether you are a hotel or whether you are a rather small Coke brand, as you mentioned before. It is always very, very challenging and very cost intensive to create a new brand and say, hey, here's my flag, I'm here. I think Metasearch companies, and Kayak being one of the biggest on a global level, has really given transparency to this market and will continue to do so. We don't see anybody in the travel business to be necessarily our competitor, because anybody can be our partner as long as we show transparency for the user and create usability. Okay, we have seen the picture of three different roles in the online. And I wanted to ask Yaya, I ask you the question in Italian so everybody can follow you, can put your hearings on. Come, yeah, that's why I was asking you too. Voi siete più dalla parte di chi cerca di avere una sua presenza online, no? Di quelli che Roberto diceva, ci sono anch'io, hanno bisogno di quella bandierina. Di che bandierine hanno bisogno per riuscire a essere online? Perché si parla molto del social in questo periodo, è sicuramente uno dei modi per esserci, ma ci sono tante cose che le strutture, soprattutto quelle della ricettività, devono tenere sotto controllo quando poi vanno online. Dal tuo punto di vista, dalla visuale anche di quello che tu fai, dal tuo punto di vista professionale, che cosa devono fare le persone che sono sedute qui e che magari gestiscono la struttura ricettiva per riuscire a dire eccomi, ci sono? Okay, first of all, I disagree that small hotels and hotels can't have the brand online. I disagree completely, and I can tell you why in a minute. Just to mention the point, I think that the best team is Barca, by the way, but that's for another time. To go back to the picture, the naked... It's the team we defeated in the finals, if I remember. But, you know, eternal champions, so... But anyway, so to go back to the naked person in the stadium, I think it's actually useless to be naked but still hide in 80,000 people. What you should be doing, you should be naked and run in the pitch like they do that in the UK, remember? Prince Harry do that very well, you know, he is very good at that. So let me just tell you a quick story before I answer. I was at the Fox Rise conference a week ago, and there was the same panel discussion like this one.
there was two main executives from Hilton International and Wyndham International, and there is two big OTAs. And the discussion was, you know, what sort of relationship you have together. And I was actually surprised to hear both Hilton and Wyndham saying we have a very strong, professional, reliable relationship and we like each other. You know, I was not surprised, but I thought that they'll say, well, there's a few things. Until the next point, which was as long as the OTAs play with our rules. And then they went on saying the rules, which is one, you're not allowed to bid on our names on Google searches or use those names on SEO. Secondly, never sell lower rates than us. And then he went on saying that we don't allow the OTA portion to be more than 10 or 15% of our inventory. We use them and partner when we want that sort of business, and there's a number of things they do, okay? So what this tells me is that the big brands managed now to win this sort of battle. Unfortunately for the independent hotels, particularly here in Italy, we are on the way to lose this sort of battle. So, but there is a huge value to OTAs, and I work there and I know. And just to mention a few, one is that OTAs were the first, it's true, to bring people on the internet and democratize, you know, the use of the web. Part of that is because hotels were not there to serve the customer. They didn't believe in technology, didn't have websites. Yeah, I just left it to do, it's easy. And then we are in this situation to answer the question, can you just stop? If you don't want to work with them, stop. You can't, because unfortunately for the last 10 years, you handed over the entire distribution. And that's where hotel needs now to take back some sort of control and work on a smart partnership. The other thing is that OTAs were very good because they offer choice. They offer choice, the ability for people to package, something which hotels can do. Now, the problem I have, the hotels that we work with, you know, at Booksys, there's about 3,000 hotels we work with, is this continuous competition on price. Hotels are listed on price. At the end of the day, you could say whatever you want. Everybody is fighting the price. And we have this war of pricing where hotels can't actually promote the value of their products. So what does that do? It creates this sort of commodity where hotels lose every value for them to really increase, you know, their margin. There's problems with margin. So right now, there is a lot of things. So what hotels should be doing, first of all, you asked about the future. Well, before talking about the future, you need to talk about the present. And the present, there's a number of issues happening. Hotels now have the ability to engage, you know, through social media, through mobile, etc. Simple thing, a very good website which adheres to the standard of search engine optimization, good content, engaging content, good videos, good, etc. That's the first thing. Started. They have to do it. There is a cost. I agree. It's not free. You have to have a cost to it. Now, when you look at cost, there's three areas. There's a cost of transaction, but there's also the cost of the commission, but plus the branding you get from either being on Kayak, on Expedia. So that's a reach that they provide to do. You have to add that into your cost. But there's also another cost, which we call the missed opportunity cost, which means that if I have room tonight, there's only one room, and I can sell it at 200 euros, but I have to sell it as last minute, last LRA, last room availability to a OTA at 100 euro, and buy, you know, give 20% commission, 20 euro, so I'm getting only 80 euro net. So the last opportunity is 180. So there's all sorts of things, and I think, so good website, you have to engage in search engine optimization, you have to do search engine marketing via Google, Yahoo, and Bing, and drive that, and you have to use social media and mobile to do specific promotions. Your website needs to address a number of segments, business, corporates, weekends, you have to do that. And when you do that, you'll be able to reach your clients, not the way Kayak or Expedia will, but, and you use your partners to do that. And I think if there is a way where the work should be like this, the cooperation should be positive and everybody will win. So that's my position for the moment.
Is there any of you who wants to? Any of you wants to answer? I think, or comment, actually. I think it's that's a very good point. On the other hand, I think for the user, you know, talking about pricing and dictating pricing and giving, you know, OTAs a percentage, and you have to sell your room at 80 euros net instead of 200. I think on the other hand, the worst thing that can happen nowadays is that anybody, whether OTA, airline, or a small hotel structure, says, I'm here, here's my flag, but then the availability of the product is not there. So if you go to a meta search like Kayak and you put in your destination and you suddenly see, OTA gives me the hotel room or the airfare for 399 euros, and you click on it and it's not there. That's the worst thing that can happen. It's the worst thing that can happen for the brand itself, so for the hotel or for the airline. So the missing availability in this very cost-intensive distribution path is also very key. That often, unfortunately, happens in this vast digital world, is that the availabilities for that price suddenly are not there anymore. But it's just a marketing instrument to say, hey, I'm here, right? Questo, per esempio, è quello che le compagnie aeree hanno non evitato, ma sono state più o meno costrette ad evitare con gli accordi di full content. No? Fanno l'accordo di full content, che vuol dire che ci sono tutti i prezzi, ma anche le disponibilità. Questo nel mondo degli alberghi forse non è ancora introdotto. Walter, stavi... No, stavo dicendo, appunto, riallacciandomi a questo, la disponibilità, il discorso della last room availability è assolutamente è corretto. Naturalmente, avendo l'ultima camera in un periodo di altissima stagione, la tentazione è quella di dire, ma sai cosa? Il primo passante la vendo, insomma, perché dovrei distribuirla pagando un costo? E la ragione, credo che vada, ritorni al discorso della cooperazione. Stai parlando di, appunto, Iaia, di cooperazione bilaterale. Allora, la cooperazione bilaterale significa che, diciamo, gli OTA, ma tutte le agenzie fanno in modo di raggiungere clienti anche in periodi non necessariamente facili, e sappiamo che i costi di distribuzione in bassa stagione vanno alle stelle, perché ovviamente la conversion è bassissima, ma non per questo noi smettiamo di cercare di raggiungere i clienti. Ecco, se vogliamo creare un bilancio, come cerchiamo di trovare clienti in periodi probabilmente dove i clienti non troverebbero gli alberghi e neanche noi, con dei costi notevoli, credo che come counterbalance sia normale che poi c'è un po' una richiesta di supporto nel momento in cui c'è carenza di camere. Cioè, la vedo come una relazione di cooperazione con l'albergo invece di una unilateralità. Marco, stavi aggiungendo? Sì. No, io non capisco molto di turismo. Realmente, perché sì. non nonostante ci lavori da 12 anni, non sono un tecnico. Però onestamente mi sembra una discussione surreale, sempre. Ho chiesto anche a Giancarlo, l'ultima volta ci siamo visti a Dublino, di spiegarmela. Non ho mai gestito un albergo, no? Però da quanto mi risulta, sino a 10 anni fa, e credo sino a 2-3 anni fa, per distribuire un albergo a un tour operator, bene o male lasciavi giù il 30-35%. Quindi gli lasciavi 30-35% di commissione. Prendevi un po' di soldi a febbraio-marzo, gli davi 4 foto e ti disinteressavi di qualsiasi politica distributiva. Questo era il mondo dei tour operator, il mondo degli alberghi. Poi sono arrivati Booking e Expedia. Expedia è un po' più caro di Booking, perché ha cominciato a prendere il 20-25, ma dava i soldi prima. Booking fino all'anno scorso prendeva il 12,5, quest'anno per essere in prima pagina il 19. Detto ciò, costa meno. Costa meno. Quindi io non sto dicendo che un albergo lo deve fare. Devo capire perché il problema dell'albergo con le OTA, noi non vendiamo alberghi, quindi sono totalmente disinteressato, però da un punto di vista economico non lo capisco. Secondo, che il problema degli alberghi siano la distribuzione, no, e internet, la distribuzione su internet non lo è. Secondo me internet ha dato un'opportunità in più agli alberghi per recuperare questo 30%, che gli alberghi stanno usando più o meno bene o più o meno male, ma hanno la possibilità di vendere direttamente loro, cosa che fino a prima della distribuzione online non potevano fare. Quindi è una loro libera scelta, come dire, è una loro, l'imprenditore che c'è dentro deve dire se vuole morire con un tour operator, vuole morire con Expedia o vuole morire per conto suo, però è una sua scelta, quindi è una sua sfida, gli strumenti sono quelli là.
Credo che invece il problema degli alberghi, perché poi qua stiamo mischiando varie cose, no? La distribuzione sono le agenzie che vendono agli italiani, fondamentalmente per andare negli altri paesi, perché se vendi il viaggio a Varigotti guadagni 2 lire. E allora lì c'è la crisi, 8.000 agenzie, i canali e tutte le altre cose. Qua poi stiamo parlando invece degli alberghi, dove la maggior parte del traffico sono, non la maggior parte, però una buona parte sono anche gli stranieri che vengono in Italia, quindi ci colleghiamo. E sugli alberghi temo che i conti giusti siano dati dal fatto che è un'attività economica difficile da fare in un paese dove qualsiasi attività economica è insostenibile. Quindi torniamo al discorso precedente, no? Quindi secondo me ogni tanto quando faccio questa discussione non la capisco, però anche ho chiesto appunto anche a Giancarlo di spiegarmelo, magari qualcheduno ce lo spiegherà meglio. Yeah, you were about to say something. No, I just want to go back to this question of, you know, availability, for instance, which is just one of the so many problems that are happening today for hotels, and again based on really not only our position at Booksys, but number of people that we talk to. This is only one problem. There's problems related to rate parity, problems related to hundreds of market managers, you know, calling you 25 times a day saying, I'm going to close you, I'm threatening you, particularly. And I know Pro Expedia is not where it happens, and but it's just a reality that hotels are living with. It's reality. So in terms of availability, I think you know, what hotels are trying to do, of course, is to maximize profit, right? And the whole idea of maximizing profits is to sell the right price to the right channel at the right moment. You know, the whole LRA, last room availability, and, you know, to a certain extent, price parity, really, defeats the whole notion of revenue management. Revenue management is the ability for the hotel to say, I'm closing this channel because cost me 25%, I'm opening this one because cost me, or I'm opening this one because cost me 25%, but it's a good partner, you know, or, and I'm leaving my rooms to sell. And you know what? The future is this. Hotels will wake up and will do that. And I don't think OTAs have to lose because hotels have to work. I think they can both, you know, win. You know, there's no one needs to lose for the other one to win. The only problem right now, OTAs are winning big time, hotels are losing, you know, because they're almost, who is making the law? It somehow, a lot of OTAs, big OTAs, calling you and say, you know what, if you don't open, I'm, you know, I don't think this serves the industry or anybody. So in terms of that, yeah, I think hotels should be able to do that, should be changing, and I think we'll see a lot of new things. I think a lot of revenue managers in the industry, there were some who were very experts, predicts already the kind of the debt of the price parity. There was a major discussion recently in the US about that. And you know, if you can't price properly your hotel for the next 6 months because you're selling the same thing, you're opening, then it's not possible. There, I think, and you mentioned it, in terms of there's new models like Hotel Tonight, for instance, where they're asking you to be tonight for tonight on mobile, but you have to sell at cheap rate. Again, it defeats the whole kind of notion, because the whole idea to sell tonight is to sell it for a good price, like airlines. So you're booking an airline tonight, it's going to be extremely expensive. Why are we asking hotels to sell it for 20 euros. Like, you know, there are certain practices that are not good, and I think we should just say it's not good. You know, that's our position. Yeah, I wanted to ask you a question. Do you think for a country like ours, which we said before, it's a fortunate country. We have beauties everywhere. We have history. We have everything. Do you think hotel could differentiate themselves also becoming a little bit more like incoming agents on the territory because they know the territory, or no, could it be a way to differentiate? I don't think so. I think there's a huge benefit, of course, you know, and the value of OTAs is important. DMCs is important working with, but I think more and more hotels also need to get to some sort of association where they're working together, not necessarily to have a portal and to start competing. I don't think it's going to work, but working together, exchanging information, you know, If you're saying, I'm booked tonight, sorry, I'm full, that customer will still probably book via an OTA and go to your partner hotel and pay a lot of money. So it's easier probably to find ways where if you're booked, you can have a system where it can send the customer to your partner hotel, for example. Again, I think
now more than ever, thanks to social media, you can connect with your clients, you can engage with them. You know, I don't think that hotels will be selling 100% on their website, but certainly they could be selling 40% or more on their website, and that's fine. I think they need to do that because I think, you know, the way things are evolving, we know, you know, there's Google, there's a lot of stuff happening with Google Travel, there's Apple who's coming. So there is issues, of course, you know, in terms of how the OTAs will position themselves to get traffic in the future. But I think the hotels now have this opportunity to capitalize on that. Thank you. Yeah. Una domanda per il mondo, l'altro mondo, quello distributivo. Prima parlavo nella presentazione di come l'Italia abbia questa vastità, no, di strutture molto spesso specifiche, no? Un'altra cosa che non abbiamo citato ma che viene citata mille volte è che di quei famosi 34.000 alberghi in Italia solo 6% fa parte di catene, l'altro 94% sono proprietà individuali, per cui per loro natura hanno una loro forte personalità. Le catene magari l'annullano o la uniformizzano, mentre le proprietà individuali hanno una forte personalità. All'online interessano queste peculiarità e se sì, come si potrebbero raggiungere? Perché da un punto di vista di uno che è nel turismo da 6 anni, per cui se Marco non l'ha ancora capito, figuriamoci io che vengo dai...